Ed eccoci di nuovo in diretta con la nostra puntata mensile di Market Star, la prima tra l'altro di questo 2023. E allora io saluto e introduco subito Sara Silano, la nostra analista di Morningstar che ci aiuta come sempre a fare il punto. Buongiorno Sara, ben trovata. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Bene, allora eccoci Sara. Beh, allora abbiamo detto questa prima puntata del nuovo anno del 2023, tra l'altro un anno che per l'azionario non sta partendo affatto male, anzi abbiamo parlato addirittura di un lungo rally di Capodanno e anche oggi possiamo vedere attraverso i nostri grafici delle borse europee abbastanza toniche, soprattutto mi riferisco alla performance del nostro FTSE MIB che guadagna in questo momento lo 0,8% in area 26.083 e poi alla borsa di Parigi più 0,68% il CAC 40, comunque insomma in positivo anche Francoforte e Londra più 0,18%. Quindi insomma ecco, partiamo proprio da qui, una panoramica di come è iniziato questo 2023 per il mercato azionario e naturalmente anche c'è l'altra parte della medaglia, ovvero l'obbligazionario. A te la parola. Sì, i mercati azionari hanno iniziato l'anno con il segno più. Sembra veramente lontano quello che è accaduto nel 2022, un anno che è stato da dimenticare sia per i mercati azionari sia per quelli obbligazionari. In effetti, poi, se guardiamo un po' più nel dettaglio gli indici, vediamo che all'interno dell'Eurozona brillano sia la Germania che l'Italia come performance positive, e comunque l'Europa è positiva e sta andando meglio del mercato globale nel suo complesso. Bene anche gli Stati Uniti, vediamo qui appunto una immagine in questo caso che ci mostra come comunque anche uno dei temi, che è un tema caldo, è quello dell'inflazione in Europa. Sembra che appunto, nonostante rimanga molto alto, sembra aver raggiunto il picco anche in Europa, ma quello che mi preme ancora dire invece è che sono partiti col piede giusto anche i mercati emergenti, non la Turchia che era stata protagonista l'anno scorso, ma piuttosto la Cina. La Cina è partita molto bene dopo la fine della politica zero Covid. Lo ricordiamo, è appena iniziato per la Cina il nuovo anno, l'anno del coniglio, e comunque sono molti gestori che pensano che sarà un anno diverso rispetto al 2022. E poi una parola per i mercati obbligazionari che appunto avevamo lasciato alla fine del 2022 con grandi perdite, e invece vediamo il segno più anche su questi mercati. Chiarissimo, ecco Sara, anno nuovo però parole chiave vecchie, nel senso che il termine inflazione ci accompagnerà sicuramente anche nei prossimi mesi, è un po' il punto fisso insomma delle banche centrali, la preoccupazione numero uno di Christine Lagarde che ha ribadito insomma la stretta monetaria per riportare l'inflazione al famoso target del 2%, ci siamo ancora parecchio lontani in Europa e quindi ti chiedo ecco, quali sono le previsioni di Morningstar rispetto appunto al tema dell'inflazione. Sì, i transitori dell'inflazione, in particolare cibo e energia, si stanno indebolendo, ma comunque abbiamo un elevato livello di inflazione core che potrebbe resistere ancora per qualche tempo. I prezzi dell'energia, questo sì che lo dobbiamo dire, sono prezzi che sono in calo in alcune parti d'Europa, e comunque abbiamo visto una discesa molto rapida dei prezzi del gas negli ultimi mesi, e quindi in questo senso i nostri analisti si aspettano ulteriori ribassi. Con l'attenuarsi dei colli di bottiglia, diciamo, nelle reti di approvvigionamento, dovrebbero diminuire anche i costi dei beni di consumo, compreso il cibo. Questo sicuramente lo auspichiamo, anche perché nel carrello della spesa l'abbiamo visti tutti gli aumenti. E questo, tutto ciò, se dovesse accadere, effettivamente farebbe sì che le banche centrali dovrebbero far fronte a un'inflazione core che è più bassa rispetto a quella attuale e quindi un pochettino più gestibile. È chiaro che in alcune regioni, in alcuni paesi europei rimane molto alta, però ecco, diciamo che possiamo iniziare a pensare che il picco sia stato raggiunto, così come appunto si dice anche degli Stati Uniti. Certo. Ecco,
Ecco, abbiamo visto appunto le previsioni sull'inflazione. L'inflazione determina anche naturalmente il potere d'acquisto poi dei consumatori. E a proposito, ecco, cerchiamo di capire un po' come si stanno muovendo i consumatori, soprattutto la fiducia. Ecco, c'è stato un rimbalzo positivo dopo le restrizioni della pandemia. Ora l'effetto sembra un pochino mitigato proprio anche a causa poi dell'inflazione. Cosa ci puoi dire rispetto ai comportamenti, ecco, dei consumatori in questo momento? I consumatori stanno ancora in realtà spendendo parte dei risparmi che hanno accumulato durante il lockdown. La domanda repressa di viaggi forse è quella che più ci dà il polso della situazione, una domanda che è appunto in crescita, come appunto abbiamo visto anche dagli risultati del settore alberghiero, sia in Europa sia negli Stati Uniti, un settore, quello del turismo, che appunto si è ripreso perché la gente ha voglia di tornare a viaggiare, di spostarsi, il lockdown è stato lungo e quindi tutto ciò fa sì che questo settore sia molto forte e che quei risparmi appunto accumulati durante il lockdown permettano di sostenere questo tipo di spese. Un altro tema ricorrente è quello del lusso. Ricordiamo che i marchi di alta gamma hanno storicamente avuto successo nell'aumentare i prezzi al di sopra dell'inflazione. Sostanzialmente i clienti sono meno sensibili all'aumento dei prezzi rispetto appunto ad altri tipi di consumatori. E per il lusso dobbiamo però anche ammettere che probabilmente, secondo i nostri analisti, il 2022 è stato molto positivo. Probabilmente vedremo invece un rallentamento della domanda nei mercati sviluppati nel corso del 2023. Quello che invece tutti stanno guardando è la Cina, la ripresa della Cina e come appunto potrebbe beneficiare questo settore. Chiaro, chiaro. Ecco, parliamo invece adesso degli investimenti in particolar modo, ecco, le categorie di fondi ed ETF, ecco, che si sono salvate dai ribassi dei mercati. Abbiamo detto appunto di un 2022 molto complesso, ma ecco, che cosa si è salvato per quanto riguarda i fondi? In realtà, nella media, poche categorie di fondi che hanno avuto dei rendimenti, appunto, medi positivi. Poi, chiaramente, all'interno di una categoria ci sono, le eccezioni. Cosa abbiamo visto di positivi in territorio positivo? Abbiamo visto dei temi specifici come gli azionari Turchia. Qui vediamo appunto le migliori categorie di fondi di ETF nel 2022. Azionari Turchia, la borsa turca ha guadagnato oltre il 122% in euro nel 2022, è un dato che si confronta con un meno 13% dei mercati globali. Il rally, però, bisogna dirlo, non è stato guidato da ragioni fondamentali, a causa in effetti di tassi di interesse reali negativi, rendimenti governativi poco attraenti. Gli investitori turchi sono andati sul mercato azionario per cercare di proteggere i loro risparmi dall'inflazione dilagante. Teniamo presente che la Turchia adesso è partita male come appunto andamento della borsa e nel giugno 2023 ci saranno le elezioni presidenziali, quindi tutti i fattori da monitorare. Secondo settore che è andato bene è quello energetico. I fondi azionari specializzati sul settore energia erano stati già i migliori nel 2021, però chiaramente il rally dei prezzi del gas, del petrolio, accentuati dall'invasione russa in Ucraina, hanno creato un'ulteriore spinta per il settore e quindi da questo punto di vista il settore energetico, chi ha scelto, chi ha investito nel settore energetico, nei titoli del settore energetico, ha avuto mediamente dei risultati positivi. Terzo, invece, un discorso interessante è quello delle strategie alternative, strategie, ricordiamo, che simulano quelle degli hedge fund, che tendono a cercare dei rendimenti svincolati dal mercato, che finalmente nel 2022 sono state anche riscoperte dagli investitori e sono state tra le poche a offrire dei rendimenti positivi. In realtà,
per queste strategie, anche dette liquid alternative. Era partito bene l'anno, ma perché? Perché sono radicalmente cambiate le condizioni di mercato rispetto al passato, dove appunto le asset class tradizionali crescevano e invece ci siamo trovati di fronte a dei ribassi generalizzati, quindi strategie che cercano di svincolarsi, di avere un andamento non correlato con i mercati, hanno potuto rialzare la testa e quindi anche avere dei rendimenti positivi. Ecco Sara, abbiamo visto appunto chi ha rialzato la testa, mi piace questa espressione che hai utilizzato, chi sale come ci suggerisce la nostra strap, però adesso dobbiamo vedere anche chi scende, cioè quali sono invece state le performance negative. Anche perché sono state la maggior parte delle Sì, categorie, quindi chiaro. la maggior parte degli investitori probabilmente ha visto il segno meno nel proprio portafoglio durante il 2022. Temi interessanti da questo punto di vista, obbligazionari in euro a lungo termine, quindi fondi che investono in titoli obbligazionari con scadenze lunghe, hanno patito molto il cambio di direzione delle banche centrali. È chiaro, il mercato obbligazionario ha vissuto uno dei periodi più neri della sua storia nel 2022, proprio per questo mix di rialzo rapido dei tassi di interesse, elevata inflazione, rallentamento economico. E sono state penalizzate le scadenze lunghe perché sono più sensibili all'inasprimento delle politiche monetarie. Diciamo anche il 2023 è partito sotto una nuova luce, potrebbe essere diverso, ci sono rendimenti interessanti e quindi appunto sicuramente il settore obbligazionario nel 2023 è da monitorare. Altro tema, il settore tecnologico. Sì. Anche qui probabilmente molti investitori avranno sofferto per i ribassi del settore tecnologico, ribassi che sono stati superiori al mercato nel suo complesso. I fondi tecnologici hanno decisamente voltato pagine dopo 3 anni di rialzi. Una serie di fattori, compreso il rallentamento economico, il rialzo dei tassi, ma anche il cambio delle abitudini, un ritorno verso la normalità, hanno sicuramente penalizzato questo tipo di settore. Chiaro, chiarissimo. E vedremo invece, insomma, le performance di quest'anno perché sembra che i tecnologici diano segnali di ripresa, almeno le ultime trimestrali non sono state così disastrose. Ovviamente è tutta una situazione in progress. Direi, Sara, affrontiamo alla fine della puntata il problema della composizione dei portafogli, quello che è stato nel 2022 e i suggerimenti che possiamo dare nel 2023. Però prima, ecco, volevo introdurre un altro argomento perché sono appena usciti appunto i dati dell'industria dei fondi. Rimanendo in tema, e quindi ecco, volevo chiederti quali sono state le ultime tendenze rilevate a questo proposito. Che nell'ultima parte dell'anno c'è stato un cambio di rotta rispetto ai mesi precedenti. In ogni caso, il 2022 è stato un anno negativo, i deflussi hanno superato la raccolta nell'industria europea dei fondi. Diciamo che i fondi azionari hanno registrato circa 28 miliardi di euro di deflussi netti, che considerato l'andamento delle borse non è un dato poi così negativo, mentre quello che è più negativo è sicuramente quello delle strategie a reddito fisso, perché in questo caso abbiamo visto deflussi per oltre 84 miliardi di euro, che sono veramente tanti per questo tipo di settore. Poi, dopodiché, nell'ultima parte dell'anno abbiamo visto che gli investitori sono tornati sulle strategie obbligazionarie e chiaramente il 2023 si è aperto in modo differente. Però è chiaro che i riscatti dagli obbligazionari sono stati veramente forti. Anche da dire che nella fine, verso fine anno, abbiamo visto un cambio di rotta anche nel settore, nei comparti azionari, un ritorno degli investitori, soprattutto sono tra le preferenze sono andate agli azionari globali, quindi si investe a livello internazionale, si cerca una diversificazione internazionale e poi anche sui mercati emergenti abbiamo visto un nuovo interesse degli investitori, questi mercati che sono andati male nell'ultimo anno, ma sui quali adesso si stanno un po' riaccendendo i riflettori da parte delle case di gestione e anche degli investitori. Certo,
Ecco, l'ho anticipato prima, insomma, un argomento che poi interessa moltissimo i nostri telespettatori, quello delle strategie della costruzione del portafoglio, un portafoglio ideale in un momento veramente complicato, come questo. Innanzitutto una panoramica su quello che è successo, su quello che ci siamo lasciati alle spalle. Ecco, chi aveva nel 2022, diciamo, portafoglio composto in maniera tradizionale con azioni naturalmente sia italiane, sia relative a titoli di Wall Street o comunque insomma di uno scenario più internazionale, più naturalmente i classici bond e le obbligazioni. Come è andata? Non benissimo, vero? Aveva un portafoglio classico, probabilmente il segno meno è quello che ha dominato. Ricordiamo sempre che io sto parlando di medie di categoria, poi il comportamento dei singoli fondi va analizzato caso per caso. Gli azionari Europa, però a larga capitalizzazione, hanno registrato perdite che vanno da almeno 7,2% delle strategie value, quindi quelle orientate più al valore, quelli che investono in titoli con fondamentali solidi, al meno quasi 20% di quelle grow, quindi che investono in titoli orientati alla crescita. Chiaramente lo stile grow nel 2022 è stato uno stile penalizzato, anche perché è molto legato al settore tecnologico. Segno meno anche per l'equity statunitense, quindi anche l'azionario statunitense non è stato un porto in cui rifugiarsi. Gli azionari internazionali, anch'essi sono stati in terreno negativo, un po' meno le strategie value, molto di più, oltre il 20% di perdite medie nei grow, e anche, come ho detto prima, i mercati emergenti non hanno avuto rendimenti positivi. Nel reddito fisso, fondi obbligazionari e ETF specializzati in titoli governativi hanno avuto dei rendimenti negativi, ma anche importanti, in media del 15%, quindi sono perdite forti per quello che viene considerato invece di solito un investimento proprio più in termini di conservazione del patrimonio. Quindi sostanzialmente possiamo dire che il 2022 è stato un anno difficile. Chiaramente l'investimento in fondi e la costruzione di portafogli diversificati è volto a avere un approccio di lungo periodo, quindi questo un anno non fa la storia. È chiaro che questo anno andrà recuperato e Certo. sicuramente chi ha deciso di uscire con queste perdite ha accusato effettivamente delle perdite significative. Chiaro, chiaro. Ecco, un anno non fa la storia, però è vero che ci dà delle indicazioni, questo sì, magari anche delle lezioni che possiamo trarre, soprattutto per il futuro, per il 2023. Ecco, rispetto proprio alle strategie del passato, c'è qualcosa che dobbiamo replicare oppure, visto che lo scenario cambia costantemente, dobbiamo modificare e adattare anche le nostre strategie e se sì, come? Cosa che mi sento di dire è evitare di cercare di aggiustare continuamente il tiro con i mercati, cercando un po' di inseguire il trend di mercato. Di solito quello che i nostri analisti suggeriscono è di pensare agli investimenti in modo coerente con i propri obiettivi. Se il mio obiettivo o l'obiettivo del mio investimento è comprare fra 5 anni, 10 anni una casa, a quello devo pensare, devo arrivare a quei 5-10 anni con i soldi che mi servono per comprare la casa. Questo è il miglior modo per pianificare i propri investimenti, anche perché poi entrare e uscire rischia di essere più dannoso che permettere di avere dei ritorni maggiori. Poi sicuramente ricordarsi anche quanto si è disponibili a rischiare, perché chiaramente laddove i mercati diventano più volatili, alcune asset class lo sono più di altre, si è disponibili a tollerare questa volatilità, questo rischio, oppure no? È chiaro che se non si è disponibili, bisognerà tenere in considerazione che il portafoglio non potrà avere quegli asset che hanno oscillazioni molto forti o ne potrà avere solo una piccola parte. E poi guardare i fondamentali degli investimenti. Qui è significativo pensare che effettivamente il mondo, i mercati cambiano. All'inizio del Novecento gli indici globali erano composti prevalentemente da dei titoli finanziari o titoli dei trasporti.
trasporti ferroviari. Oggi pensiamo come sono cambiati perché domina la tecnologia, dominano le telecomunicazioni. Quindi ci troviamo di fronte a comparti, industrie completamente diverse con dei fondamentali completamente diversi. E poi accettare l'incertezza, accettare che ci possono essere diversi scenari di mercato. Noi abbiamo visto partire un rally di inizio anno, però non è finita l'incertezza dei mercati, non abbiamo la sicurezza che questo rally continuerà, ci sono ancora tante incognite. E quindi l'idea è quella di avere un portafoglio robusto, cioè un portafoglio che può resistere di fronte a differenti scenari di mercato senza compromettere quella performance di lungo periodo o quell'obiettivo che noi ci siamo posti di qui a 5-10 anni, ad esempio, di acquistare una casa con i nostri risparmi. Sara, hai detto la parola chiave, secondo me non solo per i mercati, ma proprio per continuare a sopravvivere in questo momento, cioè accettare l'incertezza, un'incertezza che riguarda un po' tutti i settori, tutti gli ambiti della nostra vita, naturalmente anche gli investimenti. Quindi ecco un grande sforzo, un grande esercizio dal punto di vista psicologico, cerchiamo di mantenere la tranquillità, la stabilità per quanto possibile, non lasciamoci travolgere completamente dalle paure e dall'ansia anche che derivano. Poi dalle notizie naturalmente queste sì influiscono sul nostro assetto mentale, ma cerchiamo di fare questo esercizio di psicologia dei mercati e non solo. Io ti ringrazio davvero tantissimo per il tuo intervento, naturalmente l'appuntamento è per il prossimo mese e vedremo già, potremo fare dei bilanci insomma di questo inizio di 2023. Grazie ancora, Sara Silano. Grazie a voi per l'invito.